Tra poco il notiziario di ETV, tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Per la tua pubblicità su ETV Rete 7, chiama 051 63 81 819. Buongiorno a tutti e ben ritrovati dalla redazione di ETG. In città si parla solo di una cosa, la Champions League. Domani alle 18.45 l'esordio del Bologna contro gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Questa mattina l'ultimo allenamento prima della gara, è andato a seguirlo per noi Luca Pincherle. Monta la voglia di Champions a Bologna e si inizia anche con le bellissime tradizioni del giorno prima della partita per aspettare ancora di più l'evento. L'allenamento UEFA ha aperto ai giornalisti un quarto d'ora questa mattina a Casteldebole, un paio di torelli, un po' di riscaldamento, poi le prove di quelle che saranno gli 11 anti-Shakhtar per la partita di domani alle 18.45 che da un'ora prima potrete seguire con noi con Solo Champions. Oggi invece dalle 15 Vincenzo Italiano parlerà con un giocatore che probabilmente sarà Orsolini, alle 17.30 la conferenza dell'allenatore Pušić accompagnato da un suo giocatore dello Shakhtar che poi si allenerà allo stadio Dall'Ara dalle 18. Ovviamente potrete seguire tutto con noi sui nostri canali, dalle 18.30 c'è Sport Today per raccontarvi il bellissimo prepartita della prima giornata di Champions League. In attesa della partita di domani sono stati presentati questa mattina i kit che verranno consegnati ai commercianti della zona stadio per accogliere i tifosi che verranno a Bologna proprio per la Champions. Giuseppe Pilloni. Ecco, consegnate ai commercianti un kit? Da oggi cominciamo a consegnare ai commercianti sia di tutte le strade limitrofe allo stadio sia anche del centro storico un kit dove esporranno tra l'altro una locandina che ogni partita che giocheremo in casa sarà declinata nella lingua della squadra che viene, quindi la prima è una locandina di benvenuto in ucraino. Crediamo che questo sia il modo anche giusto per fare capire quanto la città di Bologna e il sistema Bologna vuole essere accogliente. C'è tutto un lavoro che insieme al delegato Mattia Santori, turismo e grandi eventi sportivi, stiamo facendo proprio per garantire l'accoglienza insieme a tutta la giunta e all'assessora alla mobilità, anche per creare meno disagio possibile sul traffico, anche se ovviamente alcuni disagi e rallentamenti ci saranno, soprattutto nella giornata di domani dove c'è questo orario delle 18.45 che chiaramente vede la vita della città e di chi lavora ancora molto attiva a quell'orario. Sì, l'idea è quella di investire la città per un'occasione che abbiamo già detto, al di là del fattore sportivo, è sicuramente un'occasione, un'opportunità per presentare Bologna e per presentare aspetti di Bologna che ancora si conoscono poco, come la passione, il tifo calcistico e la cultura dello sport. Quindi per noi è un'occasione storica e ci presentiamo ai tifosi che verranno e anche nelle destinazioni in cui andremo. C'è grande entusiasmo e c'è anche un pizzico di emozione. Io vengo adesso dallo stadio dove fervono, come si dice, i preparativi, c'è grande tensione ma anche grandi aspettative come in tutta la città. E la cosa bella di un'iniziativa di questo tipo è appunto vedere l'unione di tutta la città, delle istituzioni, dei commercianti, dei negozianti, degli esercenti, tutti uniti per cercare di presentare la nostra città nella maniera migliore a questo grande appuntamento. Coloreremo Piazza Maggiore, in particolare Palazzo Renzo, anche quest'anno, in queste occasioni come è già successo in passato, però la cosa importante è che siamo in contatto con tutte le agenzie di viaggi estere che porteranno in Italia i turisti e i tifosi che verranno ad accompagnare le squadre. Questo sarà un momento davvero di grande visibilità e vogliamo che la città sia accogliente come sempre. Domani dunque alle 18.45 comincia l'avventura in Champions League per il Bologna e con essa anche le chiusure e le deviazioni del traffico in zona stadio. Allora andiamo a vedere quale sarà la situazione della viabilità nella giornata di domani con Maria Elena Mele.
Il momento tanto atteso è arrivato. Alle 18.45 del 18 settembre allo stadio Dall'Ara ci sarà il fischio di un inizio e sarà un mix di emozioni dagli occhi lucidi post urlo finale The Champions per i tifosi del Bologna. La favola sportiva però è servita in un piatto da doppio nome, suggerimento comunale e pazienza. L'amministrazione infatti, per evitare disagi, caos e difficoltà alla viabilità, invita tutti i tifosi a rispettare alcune regole, quelle che più o meno sono in vigore per le partite in casa di campionato. Il consiglio in assoluto è quello di utilizzare i mezzi pubblici, con le linee 14, 20 e 77 e la possibilità di parcheggiare gratuitamente al Tanari. Per chi arriva in auto c'è la deroga che consente di parcheggiare la macchina da 3 ore e 30 minuti prima dell'incontro a 30 minuti dopo la partita sul margine destro di entrambi i sensi di marcia in Viale Gandhi, Tolmino, Nenni, Saragat, Togliatti, Tadolini, Sanzio, Cassini. Non è invece consentito il parcheggio lungo le rotatorie. Su disposizione della UEFA ci saranno 160 posti nell'area del parcheggio denominata Ghisello, che si trova in via della Barca. Attenzione ai divieti di accesso e sosta nelle vie adiacenti allo stadio e per garantire la gestione della viabilità saranno impiegati nella zona stadio una cinquantina di agenti della polizia locale insieme ad una decina di ausiliari di prossimità. L'altro nome della favola Champions del Bologna è la pazienza, quella che dovranno avere i residenti che allo stadio non andranno e che vivranno gli aspetti negativi, se mai ce ne fossero, di questo sapore d'Europa. Sicuramente si farà fatica a spostarsi nelle ore precedenti e successive alla partita nelle zone adiacenti allo stadio. Anche il cimitero La Certosa domani chiuderà alle 17. Bisogna armarsi di pazienza, tanta, se si deve transitare in quella zona per andare a casa oppure a prendere i figli a scuola. Sarà però una partita sotto la pioggia quella che vedrà il Bologna esordire in Champions League. Continua infatti l'allerta meteo su tutta la regione. Da gialla diventerà domani arancione anche su parte dell'area metropolitana bolognese. Domani dunque, mercoledì 18 settembre, l'ARPA prevede condizioni di tempo perturbato con precipitazioni intense e persistenti, in particolare sul settore centro-orientale della regione, dove potranno assumere anche carattere di rovescio o temporale. Le precipitazioni previste potranno generare diffusi fenomeni franosi e innalzamenti dei livelli dei corsi d'acqua. La situazione sarà stazionaria anche nelle successive 48 ore. Andiamo alla cronaca. I carabinieri ieri nel tardo pomeriggio al Ponte Lungo a Bologna hanno salvato una donna che durante una camminata era scivolata nelle acque del Reno. A dare l'allarme è stato il residente di un condominio proprio vicino al fiume. Sara Ferrari. Una 71enne modenese è stata salvata ieri nel tardo pomeriggio dai carabinieri dopo essere scivolata nelle acque del Reno nei pressi del Ponte Lungo. Mentre stava facendo una passeggiata, ha riferito ai carabinieri del nucleo radiomobile, è caduta finendo nell'acqua fredda segnata dalle correnti. Si è aggrappata a un masso e ha chiamato i soccorsi per circa un'ora. È stato un residente che abita al quarto piano di un condominio vicino al fiume, intorno alle 18.15, a dare l'allarme dopo aver visto la sagoma di una persona fra le acque. I carabinieri, raggiunto il punto del Reno indicato, hanno visto la donna e si sono buttati in acqua. La 71enne stava perdendo i sensi ed era in ipotermia. Soccorsa dal 118, la donna è stata accompagnata all'ospedale maggiore in codice di media gravità. Dopo aver pranzato in una trattoria del centro di Bologna, dopo aver pagato regolarmente il conto, un cliente ha rubato 150 euro da un contenitore dove venivano raccolte le mance per il personale del locale, posizionato sul bancone all'ingresso. A raccontare quello che è successo è proprio il titolare del ristorante, La Santa, di via Urbana, che vuole così mettere in guardia altri ristoratori. Ancora Ferrari. Vi è successo un episodio che volete segnalare l'altro giorno nel vostro ristorante, ecco, cos'è accaduto? Praticamente sabato pomeriggio verso le 2:30 un signore ha pagato lo sconto col bancomat, dopodiché io sono andato in giro per tavoli a fare altro e lui ha messo la mano dentro il cestino delle mance e ha preso 150 euro. Una scena che hanno ripreso le vostre telecamere. Esatto, le nostre telecamere di videosorveglianza, abbiamo consegnato tutto ai carabinieri, hanno esposto querela e ci sono rimasto male, perché qua c'è gente che lavora e mai ci saremmo aspettati
un gesto così da parte di un uomo comunque benestante. Ha deciso di diffondere le immagini affinché altre attività si possano eventualmente regolare per assicurare, insomma, quello che hanno in esposizione. Esatto, magari qualcuno lo riconosce e ci sta attento. Se è di Bologna, non si sa. Come possiamo descriverlo? Alto, pelato, capelli bianchi con occhiali e basta. Aveva gli occhiali, poi se li ha tolti, non lo so se ce li aveva fissi o no. Avevano consumato qui il pranzo? Sì, esatto, lui, la moglie e il figlio. Ha pagato regolarmente il conto? Con banco, ma sì. Quindi un gesto abbastanza inspiegabile dal vostro punto di vista. Inspiegabile perché verrà sicuramente rintracciato dalle forze dell'ordine, visto che comunque il suo conto bancario l'ha lasciato sullo scontrino, c'è scritto. Vi era mai accaduto una cosa simile? Mai. Ha detto che giustamente è un gesto che fa rimanere male, anche perché appunto ci sono persone che lavorano, quelle erano mance, erano per le persone appunto che, i dipendenti, per i camerieri, per tutti quelli che sono qui. Esatto, giusto, giustissimo. Dalla cronaca alla politica, oltre allo slogan elettorale Elena Ugolini, ieri sera Villa Zarri si è soffermata a parlare anche di infrastrutture e della polemica nata intorno alle sue dichiarazioni sulle case di riposo. Maria Elena Mele. Il 50% delle persone è ancora indeciso, per cui vincere non è impossibile, lo ha dichiarato Elena Ugolini, candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, ai presenti di Villa Zarri, che hanno ascoltato i temi centrali del programma in vista delle regionali del 17-18 novembre. La persona al centro è la parola d'ordine di un percorso che in questi mesi di campagna elettorale l'ha vista girare nel territorio emiliano-romagnolo, dai piccoli paesi alle grandi città. Il tutto con un unico punto di partenza, la persona e tutto quello che ruota attorno ad essa. Per questo, nel rispondere alla polemica nata, alle sue dichiarazioni sulle case di riposo, Elena Ugolini ha spiegato che non ha nulla da denunciare. Sono luoghi ben tenuti, ma spesso tristi, ha detto. Io vi inviterei tutti a visitare le strutture, le case di residenza per anziani. Sono luoghi ben tenuti, ma sono luoghi spesso tristi. Io penso che ci sia la possibilità di migliorare quello che facciamo per i nostri anziani. Lo chiedono anche gli operatori del settore, perché comunque le risorse che vengono date loro per fare questo servizio importantissimo di accompagnamento alla vita dei nostri anziani sono poche. E sulle infrastrutture in generale, passante di Bologna in particolare, Elena Ugolini ha dichiarato. Ah certo, non possiamo tornare indietro, ma questo non nega lo studio di altri strumenti, altre infrastrutture che possono aiutare a vivere meglio in questa regione che può essere sempre più attrattiva anche per investitori nazionali e internazionali se c'è una buona mobilità. Si è chiusa con un buon successo di pubblico la prima edizione di Bologna Fashion Festival, la kermesse che ha animato la città con iniziative, eventi e sfilate, mettendo al centro rigorosamente la moda. Andiamo a vedere com'è andata con Simona Iannessa. Per un barile di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti vogliono, sono i ragazzi. Bologna è stata capitale della moda dal 12 al 14 settembre grazie alla prima edizione di Bologna Fashion Festival, un evento che ha voluto celebrare la moda italiana caratterizzata da un'impronta di qualità, autenticità e innovazione attraverso sfilate, convegni ed una notte bianca che insieme hanno trasformato Bologna in un vero e proprio palcoscenico, promuovendola come destinazione di primo piano nel panorama internazionale della moda. I nostri eventi sono stati sicuramente un successo, sia la sfilata che i buyer che abbiamo accompagnato al centro grosso. Poi noi facciamo eventi già da qualche anno, quindi sono già rodati, diciamo così. Sul resto della città, insomma, è stata una prima risposta simpatica, convegni pure, abbiamo diverse società che ci hanno detto non abbiamo tempo ma l'anno prossimo, quindi siamo fiduciosi. Chi ha risposto è stato molto carino finora. Alcuni negozi sono rimasti aperti, alcuni nostri imprenditori sono stati molto disponibili e quindi io penso che già in questo momento posso trarre un bilancio positivo, domani vediamo, ma insomma
direi bene, molto bene. Promosso da Center Gross in collaborazione fra gli altri con Città Metropolitana di Bologna, Comune, Regione Emilia-Romagna, il festival si è proposto come un potente trade union tra cultura, arte, economia e turismo, trasformando la città nella capitale del fashion. Il Bologna Fashion Festival chiude questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti, un buon pomeriggio. ETV è sempre più online col nuovo sito www.e-tv.it, costantemente aggiornato per vedere o rivedere i servizi della giornata, i telegiornali e tutti i programmi della nostra emittente. www.e-tv.it e ti connetti con la realtà che ti circonda.